La lente dell'Europa si è posata sulla discarica di Cava Fornace. La Commissione europea ha discusso infatti la petizione presentata lo scorso giugno dai comitati e firmata da centinaia di cittadini che da anni si battono per la chiusura del sito che sorge fra Pietrasanta e Montignoso, dove vengono conferiti rifiuti speciali come l'amianto. La Commissione Peti, nell'aula di Bruxelles, ha ascoltato gli esponenti del comitato con l'intervento chiave del giurista ambientale Marco Grondacci, che ha ripercorso le tappe della vicenda dell'ex Cava Viti, che sorge a poche centinaia di metri dall'area protetta del lago di Porta, convertita da discarica di inerti lapidei a discarica di rifiuti pericolosi nel 2007. La pericolosità di questa discarica, oltre a derivare alle violazioni delle norme sia della VIA e anche dalla valutazione ambientale strategica, perché non ha la conformità urbanistica e quindi avrebbe avuto necessità di una verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ma c'è anche poi il contesto in cui il sito si viene a collocare, perché intanto è un contesto con rischio sismico significativo e ha una conformazione geomorfologica particolare, perché il terreno sotto e intorno alla discarica presenta cavità carsiche e soprattutto il sito è adiacente a un'area classificata ai sensi della direttiva Habitat, è l'area cosiddetta del lago di Porta. La Commissione ha deciso di tenere aperta la petizione, chiedendo ai comitati ulteriori dossier sul tema dell'inquinamento della falda acquifera e delle ricadute ambientali sulla vicina zona protetta, aggiornando dunque la relazione, ma esprimendo già alcune valutazioni. In effetti la situazione di questa discarica è particolarmente complessa, perché la sua attività si è svolta sull'arco di 20 anni. Nell'ordinamento giuridico italiano ci sono degli strumenti per poter agire in questo caso, intervenire laddove si riscontri che una valutazione di impatto ambientale non è stata effettuata conformemente alle norme, e dunque a nostro parere se dovesse essere provata che sussiste una violazione in questo caso specifico, e data la storia molto complessa di questa discarica non è chiaro, e sarebbero le autorità italiane a dover intervenire. Per fare luce sul caso, la Commissione europea ha deciso di inviare una lettera alla Regione Toscana e al Ministero della Transizione Ecologica.